Allora, dopo aver visto come più o meno funziona il tiro di campagna, Hunter e Field, distanze Hunter, distanze sconosciute, distanze conosciute, i picchetti rosso, blu e giallo, di varie tipologie di bersagli, quindi bidocchi, occhiali, 60-80, qua abbiamo già capito, perché qualcuno mi ha anche chiesto, si tira una freccia per bersaglio. Se ci sono due frecce sul bersaglio, vi siete sbagliati, perché tirate due frecce per bersaglio, e logicamente viene annullata la freccia con un valore più alto. Dal 2008, perché prima i punteggi erano 5, 4, 3, 2, 1, quindi questi bersagli qua, come questi, hanno 4 righe nere e un giallo centrale. Fino al 2007 i punteggi registrabili erano 1, 2, 3, 4 e 5, il giallo valeva 5 punti. Dal 2008 la X veniva conteggiata come X, ora vale 6 punti. E 6 punti effettivamente sono tanti per l'altra figlia, perché è come dire che nell'indoor la X vale 12, quindi è tanto, fare 6 cuba tantissimo. Quindi se è vero come è vero che fino al 2007 si diceva che le gare Hunter e Field si vincono le lunghe distanze, ebbene col 6 non è più tanto così, perché bisogna assolutamente fare 6 alle corte distanze, quindi ai pidocchi, dove specialmente nelle distanze sconosciute, dove i pidocchi sono posizionati tra i 5 e i 10 metri e quindi sono tiri molto facili, bisogna assolutamente prendere il 6, quindi il cerchietto interno del giallo, perché questi punti cubano tantissimo poi nel risultato finale. Lo stesso vale anche per gli occhiali nelle distanze sconosciute troviamo tra 10 e 20 metri, anche qua tra 10, quindi possiamo trovare questo bersaglio a 10 metri, non è grandissimo a 10 metri. A 10 metri bisogna prendere questo centro qua, che sono 4 cm, che equivale al 10 del dito. Quindi a 10 metri non è possibile. E bisogna anche allenarsi a queste distanze qua. Come ci si deve allenare a 50 metri, ci si deve allenare a 10 metri a prenderlo, però, a non sbagliarsi, perché questi punti qua, se si ha la fortuna di andare a trovare questi bersagli a 10 metri, qua bisogna fare 18. Bisogna tirare tutte e tre le frecce nella rossa, perché fare meno di 18 sono punti assolutamente persi. È molto meglio fare 9 a 50 metri, quindi fare dei 3, ma qua fare 18, perché se uno qua fa 12 è malissimo, perché a 50 metri il nostro avversario è possibile che faccia 9, ma qua non sbaglia, quindi non dobbiamo sbagliare. Detto questo, parliamo un attimo della stima delle distanze, un po' velocemente. La stima delle distanze è semplice, ne abbiamo parlato in altre occasioni, diciamo che possiamo valutare sì il terreno, siccome ci alleniamo su queste distanze, su queste visuali, L'occhio veramente sarà facile per l'occhio stimare la distanza in base alla grandezza del giallo. Voi vi accorgerete che a forza di allenarvi a queste distanze basterà un'occhiata fino a 30-35 metri, valutare la distanza solo da come vedete grande bersaglio, senza problemi. Se poi volete essere ancora un pochettino più precisi, si parametra. È inutile girarci intorno su questa parola, anche se è vietato farlo esplicitamente,
però durante la normale sequenza di tiro noi possiamo, con la nostra attrezzatura non modificata, valutare prima del tiro la distanza con la proiezione del bersaglio sulla nostra attrezzatura. L'abbiamo visto come si fa, no? Allora, se è vero come è vero che tiro fuori ancora un'altra volta questo, se è vero come è vero che le distanze ante sono 10, 15, 25, sono tante le distanze, no? Perché poi 80 cm ce l'abbiamo tra 30, di archi nudi, parliamo di archi nudi, fra 30 e 45 metri, i 60 cm ce l'abbiamo tra 15 e 30 metri, da 40 da 10 a 20, in effetti da tenere a mente ce ne sarebbero tante, no? Da parametrare. Quindi dovremmo parametrare il binocchio, dovremmo parametrare 10, 15, 20 dell'occhiale, 15, 20, 25, 30, quindi sono già 3, 7, 7, 12, 14 distanze da tenere a mente come parametri. In effetti non c'è bisogno di tutto questo ambaradan, perché tutti i bersagli sono proporzionati tra di loro, no? Quindi il pidocchio, occhiale, 60, 80 sono perfettamente posizionati in uno. Quindi sicuramente il parametro, ad esempio il parametro dell'occhiale a 20 metri, il parametro dell'occhiale a 20 metri è uguale al parametro del 60 a 30 metri ed è uguale al parametro dell'80 a 40 metri. E così via in proporzione. Quindi alla fine della fiera vi assicuro che bastano quattro parametri e fate tutto, perché dovete solo capire se è un po' di più e un po' di meno e farvi l'occhio. Anche questa è un'abilità, perché in pochi secondi durante la normale sequenza di tiro, senza perdersi in conti e in cose che sono ovviamente vietate, vedendo, tenendo a mente solo questi quattro parametri, riuscite a capire se è un po' più, se è un po' meno di 20, se è un po' più, un po' meno di 30, se è un po' più di 40, se è un po' meno di 40. Diciamo che fino a 15 metri non dovreste avere nessun tipo di problema, perché fino a 15 metri cosa possiamo trovare? Gli occhiali. E gli occhiali dobbiamo velocemente capire dal parametro, anche solo col parametro dei 20 metri, se sono molto di meno, sono sotto i 15 metri. Nel 60 centimetri, negli occhiali dei pidocchi non esiste parametro, perché tra 5 e 10 metri dovete immediatamente capire a che distanza sono. Anche perché tirare a 5 o 6 metri è la stessa cosa, tirare a 8 o 9 metri è la stessa cosa. Capire se sono 7 metri e mezzo lo dovete capire, e poi da lì giocate se tirare a 8 o tirare a 7. Anche per l'arco nudo io sfido chiunque ad avere uno string di una spira di serra per capire se tirare a 7 o 8 metri nel pidocchio. Vale molto di più la tecnica di tiro che utilizzate. Nel 60 cm è un pochino più diverso, no? Perché voi avete fatto il parametro dei 30 metri, che è la sua distanza massima, che è uguale a quella del occhiale a 20 metri. E forse lì convierrebbe anche fare i 20 metri, quindi potete capire se è più o meno 20 e di quanto è meno di 30. Quindi diciamo che con 4-5 parametri ve la dovete cavare. Il difficile è ovvio che se fate anche il parametro dei 15 metri, sarà del 40 cm, sarà uguale al 30 metri dell'80 e al 20 metri del 60 e al 22 metri del 60. Quindi vedete che è tutto in proporzione e alla fine si fa abbastanza velocemente. Bisogna però, ovviamente, come avete imparato a tirare con l'arco con una buona tecnica,
dove ti, si impara anche, e anche abbastanza velocemente, ad avere l'abilità di fare la parametrazione nella normale sequenza di tiro, con un buon margine di sicurezza nella zecca avversaria. Dove abbiamo più difficoltà? Beh, la difficoltà più grande ce l'abbiamo nell'80 cm oltre i 40 metri. Lo stesso vale per l'olimpico, da 45 a 55 metri. Però se siamo stati in grado di individuare con facilità i 40 metri nell'80 cm, beh, l'occhio viene poi a una buona destrezza all'occhio per capire se è molto più di 40, poco più di 40, poco meno di 40, molto meno di 40. Ecco che lì allora giochiamo tranquillamente fra i 35 e i 45 metri, con facilità. Poi abbiamo un grosso dubbio, tiriamo a 42 metri e mezzo e non abbiamo più, tiriamo a 37 metri e mezzo. Perché anche i mirini, vi ricordo che si fanno anche delle mezze misure, si fanno di 5 metri in 5 metri, però si fanno anche delle mezze misure, si provano i mirini, gli string e i mirini anche delle mezze misure. Un'altra cosa da dire sull'allenamento. Allora, ci si allena solamente a distanze conosciute, come nel 3D. Nel 3D non esiste che ci alleniamo a distanze sconosciute, perché il nostro occhio deve allenarsi a vedere, ad immagazzinare nel suo database la visualizzazione di quella data distanza con quel dato bersaglio. Così come nel 3D, anche nel 3D dobbiamo tirare su a distanze conosciute, perché noi dobbiamo sapere che quell'animale, quella sagoma di animale a 27 metri con quella grandezza di 27 metri, quando lo troveremo, è un po' di più di come io lo vedo a 27 metri, allora lo tirerò a 28. Allora sì che avrò fatto il mio dovere. La stessa, molto di più, vale per l'anterefin solo a distanze conosciute. Poi ci possiamo allenare a valutare la distanza. Mi metto a casa su un paglione senza guardarmi troppo intorno per individuare la distanza, provo a valutare la distanza durante la mia sequenza di tiro e proverò a tirare le mie frecce. È logico che non entra solo in gioco aver azzeccato la distanza, ma entra anche in gioco la mia bravura nel far centro, per quello che ho accolto. Però vi assicuro che valutare la distanza è la cosa meno importante di tutto il tiro di campagna, non è la distanza. Qui apro anche una parentesi, perché sembra che sapere le distanze sia il reato più odioso di questo mondo. Assolutamente no. Sapere le distanze è importante per chi tira bene, ma per chi tira bene non è poi così importante sapere le distanze. Certo, saperle con precisione per chi tira bene dà alto valore, però vi assicuro che chi tira bene non sbaglia al metro nella valutazione delle distanze. Allora, chi è che ha inventato la storia che è importante conoscere la distanza? Chi non tira bene. È una scusa, una ignobile scusa degli arcieri scarsi, dire che è importante conoscere le distanze. Non è vero. Chi tira bene, sa valutare bene. Non esiste nessuno al mondo tra gli arcieri migliori, tra gli arcieri che vincono, che non sanno valutare bene in modo etico e sportivo durante la normale sequenza di tiro, come è raccomandato dalla bordaggio. Quindi niente di più, stando perfettamente nelle regole. È un'abilità tecnica
esattamente identica alla capacità tecnica di Barcelli. Quindi chi sa fare centro bene ha anche questa abilità. Chi non sa fare centro bene, è inutile sapere la distanza giusta, perché lo si vede durante le piazzole field, durante le piazzole conosciute. Durante le piazzole conosciute non sono tutti sei, ma sono tutte sbagliate uguali. Ragione se ne deduce che le distanze sconosciute sono importanti, ma non è proprio così. Ok, picchetti, sul picchetto. Allora, abbiamo già detto tante volte che una volta arrivati sul picchetto bisogna osservare cosa è. E questo è molto importante, perché ogni piazzola è diversa dall'altra, non è come facciamo tiro alla targa o tiro indoor, che abbiamo 60 frecce da tirare, tutte a 18 metri, tutte in piano, non c'è nessun problema. Nelle nostre 24 piazzole, sia che siano conosciute sia che siano sconosciute, entrano in gioco tantissimi fattori. Intanto la salita e la discesa, quindi possono essere posizionati in salita come possono essere posizionati in discesa. Oppure il terreno dove ci posizioniamo con i piedi può essere sconnesso, può essere roccioso. Ci sono tantissimi fattori che vi possono portare a una postura non normale o comunque non normalmente impiegata. In quel frangente io devo osservare quello che mi sta intorno, perché è un rebus da me. Io devo risolvere un indovinello tutte le volte che vado nella piazzola. Come la distanza conosciuta, sconosciuta, devo individuare la distanza. Come l'orizzonte, perché se l'orizzonte non è perfettamente orizzontale, ma ha un'inclinazione, questa inclinazione mi porterà a spostare il tiro verso destra o verso sinistra, a seconda che del verso dell'inclinazione, quindi devo fare attenzione a tenere l'arco dritto, a vedere se sull'orizzonte c'è un albero a cui allineare il mio arco per tenere, per chi non ha la bolla, per il compà per esempio che ha la bolla, non ci sono questi problemi. Per l'arco olimpico potrebbero anche non esserci questi problemi, perché l'arco olimpico ha la possibilità di montare una stabilizzazione basculante. Con la stabilizzazione basculante si è sicuri che l'arco rimarrà sempre dritto, ed è una stabilizzazione ammessa nel tiro di campagna. Non l'avete mai visto una stabilizzazione, anziché avere una bacchetta dritta, ha una bacchetta un po' più corta e due baffi basculanti, anche lunghi un metro o più, che basculano come un equilibrista, e questo mantiene perfettamente l'arco dritto. E questo è ammesso nell'arco olimpico, che equivale praticamente ad una bolla. Nell'arco nudo purtroppo no, nell'arco nudo non si può fare niente, nell'arco nudo deve fare molta attenzione a tenere l'arco dritto. E se c'è l'orizzonte in questa posizione, io sono propenso a piegare il mio corpo in avanti, a piegare l'arco in questa posizione e le frecce mi andranno. Una buona idea è quella di sbinocolare e di guardare i fori prima di tirare, guardare i fori, perché se i fori sono tutti spostati a destra o tutti spostati a sinistra, ah, miseria. Allora devo fare molta attenzione, devo fare attenzione a tenere l'arco dritto, a non portarmi col peso in avanti. Normalmente si guarda se c'è un traliccio, un albero, un qualcosa che sia dritto, non un albero storto, a cui allineare l'arco in pretrazione per poter poi fare il tiro. La stessa cosa vale per la postura: se si può scavare, scavate, non è vietato posizionare i piedi nel modo più appropriato, anche mettendo qualche pietra, qualche bastoncino sotto le suole per poter essere comodi. Avete tutto il tempo per farlo e lo potete assolutamente fare. Non ci si può portare una piccozza
preparare la piazzola, però il minimo indispensabile per avere un certo equilibrio è doveroso fare. E boh. Poi tiri in salita, tiri in discesa. Ecco qua è molto importante anche per l'arco nudo, ma soprattutto per olimpici e soprattutto per compound. Tirare in salita e tirare in discesa prevede che ci sia una compensazione nel mirino. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un tiro in salita o in discesa, anche conosciuto, anche 35 metri, 40 metri, ma lo stesso vale per i 20, io devo sempre tirare una distanza inferiore di quella che ho valutato o quella che è effettivamente scritta sul picchetto. Perché se sul picchetto trovo scritto 30 metri ed è in discesa, io dovrò tirarla a una distanza inferiore. Lo stesso vale per la salita. Anche in salita dovrò compensare il mirino con lo stream walking per una distanza inferiore. Meno, parliamo di arco nudo. Se la salita, perché dipende da molti fattori poi questa compensazione, no? Dipende dal libraggio dell'arco, dipende dal mio modo di tirare, se faccio o meno la T con facilità. Diciamo che olimpici e compound la tira devono fare, perché l'olimpico deve uscire dal clicker, il compound è in valle, quindi tiro non ti è sempre uguale. Nell'arco nudo, che non ha nessun riferimento, è un po' un problema, no? Perché in salita e in discesa non sempre allungo, non avendo un misuratore d'allungo, non sempre allungo nella stessa maniera. E non allungando sempre nella stessa maniera non ho sempre la stessa identica potenza, quindi non ho la stessa identica gittata, quindi è difficile capire quanto compensare, addirittura se compensare, quindi è sempre molto soggettiva la cosa, va comunque sempre provata, va sempre provata, perché dipende anche dalle mie capacità tecniche, quanto sono bravo a tirare, quindi ammesso o non ammesso che io sono preciso nel mio tiro. Quindi prima di tutto devo essere preciso in piano, poi posso capire quanto devo compensare, se devo compensare. Diciamo che in linea di massima un arco nudo con un libraggio medio, quindi dai 30 ai 35, dai 30 ai 35 libre, e nei tiri in salita che non sono più di 15 gradi, deve aumentare la distanza, deve compensare in positivo. Quindi se è un 50 metri deve tirare a 51, 52 metri. Se invece la o più libre oppure la pendente superiore, devo sempre togliere. Devo togliere di più se sono in discesa. Quindi in discesa posso togliere anche 3-4 metri addirittura, in salita 1-2 metri. Questa diciamo la regola, che comunque, ripeto, è sempre soggettiva, molto soggettiva, e va comunque provata. Provata dove? Ormai le gare che si fanno, salite e discese, io ne vedo sempre di meno, perché è sempre più difficile trovare posti, presumo, specialmente noi che abitiamo in pianura, trovare posti dove si possono fare gare alte le field con salite e discese. Io posso capire chi abita in Trentino Alto Adige, sarà pure facile fare gare in salite e discese, ma qua nella pianura padana è molto più difficile. Ed è molto più faticoso per la società organizzatrice, ovviamente, posizionare i bersagli in salita e in discesa. E quindi forse sarà questo il problema, che se ne vedono pochi. È un peccato, perché è lì il divertimento. Il divertimento è
avere questi tiri in salita e discesa. Il problema è che alle volte le società organizzatrici posizionano i tiri in salita alla massima pendenza, le massime distanze, e questo è forse un marketing al contrario, no? Perché l'ideale sarebbe avere un occhiale sconosciuto a 15 metri con una bella pendenza, o ancora meglio, un 60 centimetri con una bella pendenza in discesa a 16 metri, io faccio un bel tiro, ma ho una distanza molto corta dove faccio i punti più o meno lo stesso, mi diverto e comunque provo le posture di una salita, di una discesa. Se io metto quello stesso bersaglio con quella discesa a 50 metri, la maggior parte delle persone le butterà fuori, non si divertirà. E non andrà più alle gare. E non andrà neanche alle gare, magari no. Ed è più difficile, insomma, quindi diciamo che con grano salis, possibilmente. Qualche domanda? Allora, ho capito tutto. Una cosa, la bocca di tutto. Di suo anno, c'è qualche cosa. Devono essere esperti al meglio, si possono anche. Allora, le baglioni si possono inclinare. Si possono inclinare. Teoricamente la regola dice che il picchetto di tiro deve essere perpendicolare al bersaglio, se è possibile. Se è possibile, è possibile, però non c'è niente. Con questo se è possibile ci fregano, insomma, alla fin fine. Quindi perché cosa vuol dire? Che io sì, lo posiziono perfettamente perpendicolare, quindi questo è un angolo di 90 gradi. Vado sul picchetto, c'è una pietra e alla fine lo metto spostato e così mi ritrovo il bersaglio specchiato. Allora, intanto non va bene perché nell'hunter field c'è una ranking e le gare devono essere uguali per tutti in tutti i dati. Allora io non posso trovare in una gara un bersaglio che è un'elisse, in una gara a Roma è un cerchio, perché andiamo tutti e due in ranking, andiamo tutti e due per fare i campioni italiani, per qualificarci. Allora non è possibile che ci siano delle gare che ci siano delle elissi e delle gare che ci siano dei cerchi, tutti devono essere dei cerchi, quindi tutti per piacere i picchetti devono essere perpendicolari. Ma perché lo fanno questo? Per rendere più difficile la parametrazione. Non è vero, assolutamente non è vero. Chi sa parametrare, allora, intanto chi sa tirare bene, sa parametrare alla perfezione. Quindi non c'è dubbio, perché sa benissimo come fare, come parametrare così, come parametrare così, come parametrare così. Non ci sono dubbi su questo. Potete spostare il paglione in tutte le direzioni possibili che è previsto da chi sa tirare bene. Non ci sono dubbi. Dove mettete in difficoltà? Chi non sa tirare bene e che non sa parametrare e che dirà chi sa le distanze è favorito. No. Quindi facciamo le cose uguali per tutte, bene, tanto non ci sono dubbi, è un'abilità, la valutazione delle distanze è un'abilità uguale identica a quella di saper tirare. Cioè, i paglioni dovrebbero essere messi così, basta togliere quella dicitura se possibile. Dovrebbero essere messi così. E lo so, però ci sono tante gare in cui tutti i paglioni sono specchiati. Tutti i paglioni sono diagonali. A me non interessa, perché io so valutare le distanze anche le mettessero per così. Trovo il sistema di far arrivare la freccia da sotto. Lo trovo. Dov'è che metti in difficoltà quelli che stanno imparando?
solo quelle, che non torneranno. È per quello che la campagna